Secondo alcuni siti web, Maria Belén Rodríguez Cozzani, questo è il vero nome intero di Belén Rodríguez, è una modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana. È nata a Buenos Aires il 20 settembre del 1984. Ha dunque 38 anni di età. Belén ha un fratello, Jeremías, nato nel 1988, e una sorella, Cecilia, nata nel 1990, entrambi attivi nel mondo dello spettacolo italiano. Nel 2003 Belén si diploma al liceo artistico a Buenos Aires e successivamente si iscrive alla facoltà di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo dell'Università di Buenos Aires senza completare gli studi. Per chi riesce ad andare oltre all'odio immotivato, al pregiudizio, alla superficialità delle cose e riesce ad entrare in empatia con quella che, nonostante sia bellissima e famosa, rimane pur sempre una donna come le altre. Farà piacere sapere che ha ritrovato il legame con l'uomo che ha amato di più, Stefano De Martino. Che il loro ricongiungimento questa volta sembra funzionare e che in questo momento, oltre che serena, è anche soddisfatta sotto tutti i punti di vista. Se il lavoro le regala soddisfazioni personali, le dimostra e dimostra anche agli altri che oltre all'estetica c'è sostanza. I legami che si sono creati nella sua famiglia le danno un piacere più intimo, una felicità sincera, quella che tutti nella vita dovremmo provare almeno una volta. Al di là del rapporto con Stefano, ciò che la fa stare bene è vedere i figli che crescono, seguirne il percorso passo dopo passo e osservare come tra loro ci sia un bellissimo rapporto, una sintonia che non sempre si crea. La dimostrazione di quanto stiamo dicendo si trova in qualche secondo di un video casalingo postato su Instagram dalla stessa Belén. Luna Marie si trova seduta al tavolo e quando vede il fratello fa di tutto per richiamare la sua attenzione. Santiago la vede e si avvicina a lei. A quel punto la piccola lo chiama per nome Santi. Lui la prende in braccio e la porta in giro per casa. Non sono Santi, sono Topolino, imitando il timbro dell'iconica mascotte Disney. Infine si nasconde dietro al divano con la sorellina, il tutto sotto lo sguardo attento della mamma che sorride compiaciuta per quello che ha appena visto.